Signori, adesso vi spiego tutto. Fidatevi, non sono impazzito. Unboxing! Taglierino. Ma che schifo, è bagnato. Che schifo. Ma che cazzo. C'è, allora, c'è la scatola qui che è bagnata. Ok, ma qui ancora di più. Che schifo è, madonna, no, guarda, non lo voglio neanche sapere. Ah, però qua c'è l'apertura figa. Qua c'è l'apertura figa, signori. Che non è più figa perché l'ho rotta. È un disastro, è un disastro. Ah, lui c'è, che schifo è. Eccolo qua, eccolo, ma stava cascando. No, ragazzi, oggi non è giornata. Via. Vai con calma, tanto, madonna. Madonna, che schifo che fa, sta scritta è bruttissima, però tu sei bellissima. Prendiamo il cavo che ci convenzione, questo è importante perché è quello MagSafe, e il caricatore. Questo è 96 watt, tra l'altro, perché questo non è il modello base, perché infatti nel modello base c'è il caricatore da 76 watt. Questo l'ho comprato su Amazon ed è il modello con M1 Pro 10 core e l'SSD da 1 tera. Secondo me comunque per vendetta il corriere ci ha pisciato sopra, perché ormai io sto sul cazzo. Vabbè, mi passo dopo il tempo a configurarlo. Comunque lui l'ho preso su Amazon a tipo 2340. Però guardate il lato positivo, almeno l'ho pagato tipo 500 euro meno rispetto a quanto l'avrei preso da Apple, quindi niente male. Questo grazie al mio canale Telegram, che ogni tanto regala delle gioie. Entrate, dicendo che vi costa, state lì, cioè, ogni tanto magari vi arriva la notifica che... E allora vi ritrovate un MacBook Pro 14 a casa, che non si possono mai sapere cos'è la vita. Ma infatti è stato abbastanza unexpected, cioè io non dovevo prenderlo adesso questo Mac, ok? Però diciamo c'era questa offerta e quindi ho deciso di sfruttare l'occasione, anche perché mi ero reso conto che ero un po' destinato a prendere questo Mac. Perché ero destinato a prenderlo? Ora vi spiego. Ma prima dobbiamo dare inizio alla sfida e ripaghiamoci questo Mac. Per cui sponsor di oggi, Kissfan.com, un sito che vi offre delle chiavi economiche e soprattutto legali, non come la crack che è illegale, mannaggia voi, non usate crack. Chiavi per Windows ad esempio, abbiamo nel sito Windows 10 Pro che è ufficiale, infatti ho provato a fare l'acquisto, basta aggiungere al carrello, poi inserire il coupon VDE50, comunque trovate tutto in descrizione. Per questo abbiamo uno sconto del 50% e poi potete pagare anche con PayPal. Comunque, una volta fatto l'acquisto, vi dà il codice tramite mail e lo incollate nella sezione dedicata delle impostazioni di Windows. Fatto. Oltre a Windows 10 ci sono pure delle chiavi per Windows 11 ad esempio, oppure anche per la suite Office 2021. Tra l'altro per questa c'è il codice VDE62 che vi dà il 62% di sconto, viene a costare tipo solo 26 euro. Onesto, vi lascio il link in descrizione di tutto questo. Torniamo al video. Quindi perché ero destinato a prendere questo MacBook Pro 14? Innanzitutto partirei col fare un recap della mia situazione attuale. Infatti io ho un iMac M1 nella sua variante base, 256 giga di SSD, e questo è molto importante, lo capiremo dopo perché, e poi un iPad Pro M1 argento non è rilevante, scusate che no, è troppo bello, quindi mi scappa ogni tanto, è 11 pollici. Per chi non lo sapesse, Io a settembre mi trasferirò a Milano. Ora, nel video in cui vi mostro il mio ecosistema Apple, vi avevo detto che questo mio ecosistema, quindi l'iMac e l'iPad Pro, sarebbe stato perfetto anche nel momento in cui mi sarei trasferito a Milano a settembre. Questo perché avrei utilizzato l'iMac come fisso a casa per editare e lui come portatile, o più in particolare per seguire le lezioni, prendere appunti durante le lezioni con la pencil, insomma tutti gli utilizzi che si fanno con un iPad Pro. Ero abbastanza convinto di rimanere con questo ecosistema, ma c'era un problema, è il fatto che io non sapessi come mi sarei sistemato per quanto riguarda la casa. Quello è un punto fondamentale. Infatti cosa è successo? Qualche settimana fa è uscito invece il video in cui vi dico, vi annuncio che ho preso casa, anzi non è una casa, cioè non ho preso casa, mi sposterò in una residenza universitaria, quindi avrò una stanza in un appartamento con altri tre coinquilini. Questo, capite, cambia un po' le carte in tavola. Una volta che ho ricevuto questa notizia, che ho preso questa decisione, ho ragionato che effettivamente non potessi rimanere
con l'iPad Pro e l'iMac. Lui non si tocca, assolutamente. Lui è intoccabile, lo adoro, la dimensione è giusta, il colore è quello giusto. Per prendere appunti durante le lezioni o insomma la vita scolastica e gestirla da qua, lui effettivamente non si tocca e lui rimane qui con me. Tu a posto, sei safe. Poverino già stava sgocciolando per il reso, tranquillo, tu sei a posto. Invece, l'iMac, l'iMac effettivamente, la mia vita sarà molto dinamica a quel punto, ok? Voi immaginate che non avrò lo spazio per fare un ufficio, quindi tutta la postazione carina, l'iMac che io arrivo là, edito il video, insomma non è che ci sarà l'occasione, ok? Capite bene che questa cosa di spostarmi nella residenza sarà un'occasione per una vita molto più dinamica, ok? Io sarò spesso in giro, non avrò mai quella cosa che io arrivo qua e insomma capite bene. Sentivo che non fosse la scelta adatta, anche perché una volta arrivato lì io devo puntare sul tempo, io devo avere più tempo possibile, meno preoccupazioni possibile, insomma dei dispositivi che mi permettano di svolgere i miei task il più velocemente possibile. Ecco, con lui, con il MacBook Pro 14, faccio decisamente un upgrade sotto questo punto di vista. La versatilità, quindi, stiamo parlando di versatilità, sicuramente lui mi offre molte più possibilità rispetto all'iMac. È un portatile, ok? Qui c'è la storica questione portatile versus fisso, lui è sicuramente più utile rispetto al fisso. Posso editare dove voglio, non importa dove sia, lui mi offre sempre la possibilità di fare quello che farei a casa, lo posso fare ovunque, è una questione di banale versatilità, non ci bisogna che mi dilunghi più di tanto su di questo. L'upgrade però lo faccio anche sotto un altro punto di vista e non è da sottovalutare. Ora io questo iMac, ok, fa molto ridere questo, però io non l'ho comprato per tenerlo, ok? Io l'avevo comprato perché dovevo fare il video che gli mettevo lo scotch nero di sopra e finito là. No, poi in realtà cosa è successo? Ho tolto lo scotch, l'ho messo sulla scrivania, l'ho tenuto anche per un anno. Cioè ragazzi, non ho mai tenuto un Mac per così tanto tempo. Grande, complimenti, cioè tu hai battuto un record assurdo. Mi sono affezionato molto a lui, ok? Ecco, però il problema è che non avendolo comprato per tenerlo, l'ho comprato nella sua versione base, 256 giga, che per carità, dipende dall'utilizzo, per il mio tipo di utilizo sono pochi, perché io edito con Final Cut e Final Cut crea quelle librerie del c***o, pesano 10 miliardi di giga e ti si occupa tutto l'SSD, quindi devi comprare un SSD esterno. Qual è il problema? Che l'SSD esterno è molto più lento rispetto all'SSD che c'è nel Mac. Editare un video nell'SSD esterno comporta il fatto di un editing molto più lento. Con questo MacBook Pro 14, adesso vi spiego anche perché l'ho preso da 1 tera, faccio un upgrade anche sotto questo punto di vista, perché io non avrò più bisogno di editare i video con l'SSD esterno perennemente collegato al Mac, che schifo. No, lo editerò con l'SSD che c'è nel Mac, dato che 1 tera a quel punto mi basteranno. Fine. Ci guadagno in velocità, ma non per il processore. Attenzione, perché l'M1 Pro che c'è qui non è tanto più veloce rispetto all'M1 che c'è nell'iMac. È proprio una questione di memoria e quindi SSD sul quale editi il video. Non so se avete capito bene. Lo so, voi direte cambi idea velocemente, ma ragazzi, ma che ci posso fare? Cioè, la mia vita si sta evolvendo così velocemente che mi ritrovo a prendere tantissime decisioni una dopo l'altra e quindi vabbè, ma comunque alla fine non è più una questione mia del fatto che... Capite bene, cioè penso lo possiate confermare, anzi ditemi cosa ne pensate. Effettivamente per il tipo di vita che andrò a fare, l'iMac non ha più molto senso. Fino ad adesso, benissimo, l'ho adorato, ve l'ho detto, l'ho tenuto per un sacco di tempo e quindi sì, però probabilmente sì, a questo punto penso sia abbastanza sicuro, lo venderò, non dico ora, però prima di andarmene sicuramente lo venderò. Mi dispiace perché mi ero affezionato un sacco, però anche lui mi piace, ok? Lui l'ho già avuto quando era uscito al day one, l'avevo comprato e sì, mi è piaciuto un sacco quando l'ho provato, fa più al caso mio, ok? Quindi sono abbastanza soddisfatto di questo acquisto, è un bell'investimento. Però secondo me può ripagare appunto per quella questione del tempo che ci vado a guadagnare, della versatilità e tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Basta! E questo è tutto, io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!